l'organizzazione si è impegnata molto a lavorare in comparti come le emergenze e i minori migranti, che sono uno dei principali asset dell'organizzazione, il rapporto tra i minori e l'utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto negli ultimi anni la povertà. Nel mondo ci occupiamo di varie tematiche che partono proprio dai diritti di base che devono essere garantiti ai bambini, essendo un'organizzazione che come missione ha quella di salvare i bambini ovunque, a qualunque costo, e promuovere i loro diritti. Quindi ci occupiamo di educazione, di mortalità infantile, di risposta delle emergenze e tutto quello di protezione, chiaramente. In questo momento il lavoro dell'organizzazione è quanto mai aggregato e si svolge quanto più possibile in maniera integrata a livello internazionale, perché ci stiamo rendendo conto che ci sono grandi fenomeni, ve ne cito uno su tutti, le migrazioni, che vanno ad impattare su diverse realtà in modo diverso, ma con un filone unico. Quindi lo sforzo globale dell'organizzazione è appunto quello di agire con una strategia globale. In tutto questo poi ognuno fa il suo pezzettino. Io qui oggi sono come portatrice sana di marketing e comunicazione, cosa che spesso poi avrete modo di confrontarvi con il nostro mondo, a volte anche un po' all'interno di un'organizzazione percepito, oddio, arrivano i marchettari. Questo lo sappiamo, ma sappiamo anche il valore di questo lavoro, lo stesso dicasi per la comunicazione. È molto importante far conoscere determinate cose, sensibilizzare le persone, perché da lì abbiamo la capacità, la possibilità di operare sul campo, e quindi quello è un motivo, il beneficiario appunto è sempre il centro del nostro operato, e quindi dobbiamo tenerlo in considerazione.